Chissà per quante notti Capitan Donati si sognerà questo tiro e la prodezza di Michelotti. Un rigore che poteva regalare una vittoria storica al suo Lammari contro il Viareggio. L'impresa è fallita ma non cancella la bellissima prestazione che i ragazzi di Mister Petroni hanno fornito in occasione di un match molto atteso, di una vera e propria festa che per strani motivi di ordine pubblico si è giocata a Marghia. Partita incredibile aperta dopo 21 minuti da Discetti che portava in vantaggio le zebre. Al 30° il fallo da ultimo uomo del portiere Mengoni. Espulsione e rigore trasformato da Battistoni per l'1-1. Costretto in 10 il Viareggio non si è arreso e la partita è stata emozionante e lottata su un campo ridotto ad una fanghiglia fino al 93° e all'episodio appunto del rigore. A fine partita i due mister sono soddisfatti, mister Tognarelli si sofferma sui cali di concentrazione delle sue zebre. Quello che più dispiace è che una partita come eravamo messi, sicuramente si stava dominando, perché voglio dire, bastava rimanere tranquilli e continuare le nostre giocate, si va a trovare un po' il modo di comprometterla. Con questo, ripeto, io non voglio il merito della squadra, mi sembra per 80 minuti ha fatto alla grande. Sono degli episodi che ogni tanto commettiamo. Peccato però, ecco, insomma, sarebbe stata una vittoria importante, però magari ecco, bisogna essere onesti, insomma, per il Viareggio ha giocato in 10 quasi tutta la partita su un campo molto pesante, quindi insomma, il pareggio va bene a tutti e due. Ecco. Vabbè, noi siamo oltre le rose, più rose aspettative, ecco, insomma, il nostro campionato è la salvezza, però adesso insomma, siamo lassù, proviamo a starci più a lungo possibile, anche se insomma, sappiamo benissimo che ci sono delle squadre più attrezzate di noi. Del mezzo passo falso della capolista ne approfitta il Ghiviborgo che batte il Rosignano. Il Camaiore si deve accontentare di un punto a Livorno, mentre Pietrasanta ringrazia il giovanissimo Mancini per la vittoria contro Piombino. Prima vittoria per il Real Forte Querceta, targato del nero grazie ad Arzelà e strepitosa affermazione del Castelnuovo sul campo dell'Urbino Taccola per 4-2 dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti. La classifica dice Viareggio 32, poi Ghiviborgo 27, Lammari e Camaiore 26, Pietrasanta 25, risale Real Forte Querceta e altrettanto fa il Castelnuovo, non più fanalino di coda. Per il gialloblu potrebbe iniziare un nuovo campionato.